Comunque vorrei sapere se sono in diretta, se mi si sente. Enrico? Ah, va bene, perfetto, grazie. Grazie, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ecco, allora Enrico Balantini, che è il nostro boss, mi dice che possiamo cominciare, quindi benvenuti, ben trovati, spero che abbiate passato una buona estate, che siate riposati e pronti per nuove sorprese. Allora, cominciamo con stasera un ciclo di un paio di puntate che si chiama, come è stato annunciato, Celebrità e Misteri, e cioè l'interesse che le persone di qualità, scrittori, geni, artisti, scienziati soprattutto, hanno nutrito per il mistero. Perché qualcuno potrebbe pensare che l'interesse per il paranormale, per le cose medianiche, eccetera, fosse di persone che facilmente si illudono, che non hanno molto spirito critico, che pensano da queste attività di poter ricavare delle attese, di avere delle attese miracolistiche, di poter ricavare molta consolazione. No, non è solo questo, è veramente una parte della nostra vita interessante, meno conosciuta e che merita di essere meglio indagata perché comunque è un aspetto nostro, è una potenzialità nostra, una possibilità nostra. E che questo sia vero, l'hanno dimostrato tantissimi personaggi di altissimo spessore, adesso parliamo di questi perché fanno anche un certo effetto nominare certi nomi, che hanno dedicato tantissima attenzione alle questioni misteriose, al paranormale, là, in poche parole, al grande mistero. Prima di cominciare a raccontare tutte queste cose che a me personalmente mi ha tempo e quindi ho raccolto una certa casistica, vi volevo segnalare giorni sia prima si chiama ed è in tutti i cinema in ogni città ieri giorni nei cinematografi. Io sono andata a vederlo ieri sera anche perché, fra l'altro, ci che ha avuto sempre un grandissimo interesse per il mistero. E infatti, il film si chiama Felini degli Spiriti. La regista è Anselma Dell'Olio, che è la moglie del giornalista Giuliano Ferrara, che non è nuova a queste imprese, ha personalmente un grande interesse per il mistero. E ha indagato il grande interesse, il grande coinvolgimento di Federico Tellini col mistero, lo definisco con la M maiuscola, cioè non solo il suo interesse per i sensitivi, anche per le cartomantiche che lui frequentava, anche per motivi di lavoro, eccetera, eccetera, ma proprio per il grande mistero nel quale noi siamo immersi, il mistero della vita, il mistero del cosmo, quello che ci attende dopo la morte e quello che, dal quale proveniamo, quindi tutto questo grandissimo mistero nel quale siamo immersi. A volte ci sembra che tutto sia normale, così, così non è. Ecco, la nostra vita è piena di misteri se solo ci facciamo un pochettino di attenzione. Il film è molto bello, ci sono tante testimonianze, ci sono anche tanti spezzoni e filmati su Fellini mentre regista, Fellini intervistato, quindi è veramente un film che vale la pena di essere visto. Ci sarà ancora stasera forse è troppo tardi per andare, ma ancora domani molti ci
cinematografo, e poi penso che sarà agibile anche su altre piattaforme. Un film che vale la pena di vedere non solo per conoscere Fellini, ma per sapere fino a che punto egli fosse coinvolto. I giovani, per esempio, ieri quando sono andata al cinema sono venuti con me i miei due figli e anche alcuni nipoti, che sono due ragazzi, io ne ho cinque nipoti, ne sono venuti due, una femmina, ormai che hanno 20 anni. Naturalmente non conoscevano Fellini, non avevano mai visto il film, però sono rimasti incantati tutti e due dagli humor di Fellini, lo spirito, la fantasia, le cose curiose che diceva. Io veramente un grandissimo personaggio. Io in questo film ho un piccolissimo ruolo dove si parla di Rol, perché Fellini è stato molto vicino a Rol, andava da lui quando doveva fare un film nuovo, l'ha molto molto frequentato. Io, siccome ho frequentato anch'io Rol, non al punto di Fellini, ma l'ho frequentato, la regista mi ha fatto delle domande su questo aspetto. E quindi ho un piccolo ruolo verso la fine. Però insomma è interessante, a parte i nipoti che hanno visto la nonna sul grande schermo, quindi sono rimasti abbastanza colpiti da questa cosa, che mi ha fatto piacere anche questo, però soprattutto, ripeto, andatela a vedere, perché. E alla fine viene raccontato un episodio che vi anticipo, che è molto curioso. Allora, Fellini è morto nel 94 e 6 mesi dopo di lui è morta anche Giulietta Masina, sua moglie. Loro, ai primi anni del loro matrimonio, cioè molti anni fa, avevano avuto un bambino chiamato Federichino, un maschietto, che morì purtroppo a 1 mese d'età. E questo è stato, mi dicono, sempre un grande rimpianto, sia di lui che di lei, di non aver avuto altri figli e di avere perso questo bimbo ad appena 1 mese. E era una cosa che non molti conoscevano, perché era molto intima per loro. Però successe questo, che Federico Fellini era morto, Giulietta Masina era in ospedale, e moribonda, morta 6 mesi dopo. In questo stesso ospedale dove lui era, erano altre persone che sapevano che la Masina era lì e che era in punto di morte, che non c'erano speranze. Muore infatti una notte, e la mattina dopo arrivano le sue sorelle per preparare tutto, e una signora che era ricoverata lì e che sapeva che lei era moribonda e poi morta, si avvicinò alla sorella e le disse: "Guardi, che io questa notte ho fatto un sogno strano, cioè prima che lei morisse ho sognato che Federico Fellini veniva a prendere sua moglie. C'è la cosa strana che non ho capito è perché avesse tra le braccia un neonato". Però questa è una cosa che mi ha colpito, me l'aveva raccontato la regista, poi è stata raccontata anche nel film, ed è una cosa che mi ha colpito molto, cioè Federico che va incontro a sua moglie che sta per morire portando in braccio questo neonato, questo bambino. La signora che ha fatto il sogno non sapeva niente di questa cosa, è una vicenda molto poco nota, però a me è sembrata interessante e probante e molto particolare. Quindi lascio a voi giudicare questa cosa. Quindi cominciamo questo discorso sulle celebrità, nel senso di persone celebri e mistero, cioè persone celebri coinvolte nel grande discorso del mistero. Chi ha voglia ancora domani di andare a vedere questo film veramente molto interessante. Allora, io ho cominciato a rendermi conto del coinvolgimento dei grandi personaggi, anche involontario a volte, non, anzi spesso involontario, col discorso del mistero fin da ragazzina, perché per una situazione personale molto particolare. Mio papà era violinista, la sua attività era proprio quella di suonare il violino. Aveva la cattedra di violino qui al Conservatorio a Modena, dove io vivo, ed era il primo violino del Teatro Comunale di Bologna, quindi era un violinista molto bravo, molto abile. E lui mi raccontava, fin da quando era ragazzino, che il violinista, il musicista che aveva rivoluzionato l'arte del violino, di suonare il violino, oltre a Paganini, che sappiamo tutti quale ruolo avesse avuto, è stato Giuseppe Tartini. Giuseppe Tartini, musicista e musicologo, ha scritto dei libri sulla musica, vissuto nel Settecento, è nato alla fine del Seicento, poi è vissuto fino al 1770-80. Allora, Tartini è autore del famosissimo Trillo del Diavolo. Trillo del Diavolo è un magnifico brano musicale per violino
che se volete guardate, andate su internet, digitate Trillo del Diavolo di Tartini, anche solo Trillo del Diavolo, e vi salta fuori subito la registrazione del Trillo del Diavolo suonato magnificamente da Uto Ughi, da questo grande violinista. Allora, papà mi raccontava che questo Trillo del Diavolo, che aveva rivoluzionato un po' l'arte di suonare il violino, quindi dopo questa cosa il violino è stato suonato in maniera molto più vivace, dinamica, scanzonata, traendo da questo strumento delle possibilità che prima non si pensava di poter avere, in seguito a un sogno che Tartini aveva fatto e che poi ha raccontato lui stesso in un libro, che è stato raccontato, quindi non è una voce che cosa, è stato raccontato appunto all'epoca. E Tartini dormiva e sogna che accanto a lui, sul suo letto addirittura, c'è un diavolo ghignante, il quale suona il violino in una maniera inusitata, come non era mai stato suonato e come Tartini ritenne sorprendente, ritenne questo modo di suonare il violino. E suona una melodia strepitosa. E lui ascolta questa melodia per ammiratissimo e poi a un certo punto si sveglia. E quando si sveglia ha ancora questa melodia nelle orecchie, per cui prende la carta musicale, il pentagramma e comincia a scrivere cercando di ricordare tutto quello che aveva sentito. Però poi disse che non era riuscito a cogliere che alcune cose, non tutto di questa meravigliosa suonata così veloce, così dinamica, così innovativa. E poi questo, ripeto, è il famoso Trillo del Diavolo che lui sentì in sogno e che lo coinvolge, credo l'unico episodio, ma diciamo che basta nella vita un episodio di questo genere per avere una prova che ti può venire da altre dimensioni, qualche cosa che tu poi ritieni di essere destinato a fare. Lui lo scrisse, disse che aveva colto non tutto, ma una parte di quello che aveva sentito e non nascose l'origine di questo brano musicale che mi ricordo mio padre suonava, perché è un pezzo di bravura per un violinista, e quando un violinista riesce a suonare il Trillo del Diavolo di Tartini vuol dire che è arrivato a una tecnica molto importante. Io sono personalmente molto molto legata al violino, a mio padre, e i miei primi ricordi di bambina sono che era bambina che dormivo poco. I primi ricordi sono di me nel lettino con mio papà, che era un bellissimo uomo alto, così, giovane, quando io nacqui aveva 26 anni, che mi suonava il violino per farmi addormentare. Quindi ho questo bellissimo ricordo. Per cui tutto quello che è legato al violino, a questo modo di suonare, eccetera, mi commuove molto. E questo episodio che papà mi raccontava mi è rimasto sempre impresso. Dico, guarda, Tartini ha vissuto questa cosa straordinaria, non ha avuto paura di raccontarla e così è arrivata fino a noi. Quindi vi consiglio, se avete voglia di sentire, andate su internet, basta digitare Uto Ughi arriva e risuona questo meraviglioso brano. Ecco, questo discorso che sto cominciando adesso del coinvolgimento dei grandi personaggi celebri col paranormale è arrivato per me abbastanza spontaneamente, perché l'ho trovato, a parte Tartini che gli ho detto, l'ho trovato poi via via seguendo il mio iter di studi. Per esempio, io mi sono laureata in letteratura tedesca a Bologna, lettere classiche, specialità in letteratura straniera, in particolare tedesca, con una tesi su Franz Kafka. Kafka era cecoslovacco, ma scriveva in tedesco, faceva parte, era un ebreo tedesco, di lingua tedesca. E quindi fa parte, i suoi scritti fanno parte della lettura tedesca e non della lettura cecoslovacca. Allora, Kafka ha scritto dei diari. Kafka non è stato un uomo felice, fortunato nella vita, è morto ad appena 42-43 anni di TBC, non ha avuto fortuna, nel senso che la sua vita non è stata affettivamente felice, non è stata felice dal punto di vista del lavoro, perché lui lavorava in un'agenzia di assicurazione, lavoro che non gli piaceva, nel senso che a lui piaceva soltanto la letteratura, quindi si occupava volentieri di quella, ma il lavoro non gli consentiva di dedicarsi totalmente. E quindi ha avuto tante difficoltà nella vita. E quindi lui ha scritto dei diari che sono il resoconto praticamente delle sue giornate spesso tristi, spesso malinconiche,
po' arrabbiata, ha avuto un duro rapporto col padre che l'ha mortificata e così via. Non sto a descrivere troppo perché passeremo tutta la nostra ora a parlare di questo. Però in questi diari che io lessi per scrivere la mia tesi su di lui, e che sono un po' la registrazione quotidiana delle sue giornate, spesso un po' tristi, un po' grigie, c'è una giornata fantastica. Io l'ho raccontata altre volte, ma mi colpisce sempre, mi commuove questa vicenda. Lui l'ha raccontata nei suoi diari, quindi non ha avuto timore di raccontare un episodio di questo genere. Lui è uno scrittore serio, impegnato, che ha descritto, Kafka ha descritto con una lucidità sorprendente il caos. Lui è morto nel 14-15, quindi 100 anni fa, però ha descritto con una lucidità sorprendente il mondo di oggi, il caos del mondo di oggi, la confusione, spesso l'irragionevolezza, la situazione psicologica dell'uomo di oggi che si trova a carico di responsabilità che non sa da dove gli arrivino, di accuse, di colpe, eccetera, eccetera. Bene, in questo diario, che è spesso appunto la registrazione di queste sue giornate non felici, c'è una bellissima pagina che io ho paragonato a volte come a un arcobaleno, cioè dove lui descrive una sua giornata di un mese estivo, giugno. Lui è a Praga, è da solo e vive in una stanza d'affitto. Non ha più una casa, sta in una stanza d'affitto, tristissima. È una domenica, lui è solo, un uomo molto solo, e ha passato questa giornata estiva, metà giugno, da solo. E tutto il giorno avanti e indietro per questa stanza, dice, la percorsa avanti e indietro da tutte le parti, senza sapere bene che cosa fare di se stesso, e di questo suo tempo che poteva essere di riposo, invece non lo è. Quando a un certo punto, io adesso non ve lo leggo perché sarebbe troppo lungo, ve lo dico in poche parole, a un certo punto lui si rende conto che in questa stanza qualcosa sta cambiando, qualcuno sta venendo verso di lui e si è accorto si sta colorando di altri colori, una stanza abbastanza squallida, si sta colorando di colori diversi, sta succedendo, lui dice, sta arrivando qualche cosa che mi deve liberare, un'apparizione che mi deve liberare. Quindi lui libera tutta la stanza, toglie il tavolo che è al centro, sposta tutte le sedie e dice, appena ho liberato la stanza, ho fatto lo spazio, il soffitto si apre davvero ed entra una creatura meravigliosa, scende una creatura meravigliosa, c'è cioè un angelo, dice un angelo, pensa, tutto il giorno dice questo, tutto il giorno, se lo ricordo bene, tutto il giorno vola verso di me. E io, sciocco che sono, non me ne ero accorta. Cioè, non sapevo, sentivo che stava succedendo qualcosa, che si stava preparando qualcosa, ma non avevo capito. Quando finalmente ho capito, l'apparizione finalmente scende. Entra nella sua stanza questo meraviglioso angelo, profumato, con le ali bianche, luminose, profumate, cinto, lui dice, di una veste bianca con cordoni azzurri di porpora, percorre tutta la stanza in maniera meravigliosa, talmente luminosa, talmente che il poeta Kafka deve chiudere gli occhi. E quando riapre gli occhi, l'angelo non c'è più. Però lui conclude la narrazione dicendo: l'angelo mi ha liberato. Cioè, questa apparizione lo ha salvato la sua giornata, gli ha fatto capire che qualcuno gli vuol bene, che sta arrivando per lui qualche cosa che lo può liberare. E lui fa notare anche che perché questo avvenga, perché il meraviglioso possa manifestarsi nella vita dell'essere umano, è necessaria una doppia disponibilità. Cioè, l'angelo sta venendo verso di lui, però è necessario che il destinatario di questa visita sia pronto e l'accolga, non sia chiuso, sia disponibile a un certo punto. Per lungo tempo, che cosa sta succedendo? Che quest'angelo sta volando verso di lui, benché il soffitto si sia colorato, benché lui senta di qualcosa, finalmente quando capisce, predispone la stanza, accoglie e in quel punto l'angelo si manifesta. E anche se non gli dice niente, lo libera, cioè gli fa capire che qualche cosa sta avvenendo. Quando lessi questa descrizione, devo dire che rimasi molto molto colpita, e la misi in uno dei miei famosi cassettini dove metto le esperienze strane che poi poco per volta le vado a recuperare. Sempre in quel periodo
mentre studiavo il tedesco per laurearmi, per leggere le opere, eccetera, mi trovavo a Monaco di Baviera, dove frequentavo un corso in un Goethe-Institut, eccetera. E lì vidi, avevo poco più di 20 anni, vidi la mia prima mostra antologica di Chagall, di Marc Chagall, questo pittore russo straordinario. E in questa mostra antologica c'era un grandissimo quadro, ma grande come una parete, che si chiama L'Apparizione. Questo lo avvicino al discorso di Kafka perché assomiglia molto. I due pittori, i due artisti non si conoscevano, gli anni sono più o meno gli stessi, i primi decenni del Novecento, però non si conoscevano. Kafka viveva nella sua Cecoslovacchia, viveva a Praga. Chagall era russo, però a un certo punto era riuscito a trasferirsi a Parigi per studiare gli impressionisti, quindi per realizzare il sogno della sua vita, di diventare pittore, studiare a Parigi, a frequentare questo straordinario mondo artistico che c'era a Parigi. E quindi lo stato d'animo era molto diverso. Però c'era questo grande quadro, mostra antologica di Chagall, che si chiama L'Apparizione. E sotto il quadro c'era anche la riproduzione di una pagina di diario dell'autobiografia di Chagall. Anche lui l'ha raccontata, non ha avuto timore di raccontare questa esperienza. Di questa autobiografia Chagall racconta un'esperienza abbastanza simile a quella di Kafka. Stato d'animo diverso, come poi farò notare. Cioè, Chagall si trova in questa modestissima pensione, non può permettersi altro, è un giovane che è venuto dalla Russia, è riuscito, nonostante l'epoca difficile, pochi soldi, eccetera, a trasferirsi a Parigi, e quindi è felice, è pieno di belle speranze, non è un uomo avvilito, è un ragazzo contento e felice. Quindi lui si trova in questa stanza, una pensioncina, e il quadro rappresenta lui stesso col berretto, il basco dei pittori parigini, seduto alla tavolozza che dipinge. E la stanza è occupata per i tre quarti da un angelo straordinario, simile a quello di Kafka. Non si conoscevano, due esperienze separate, ma abbastanza simili. E anche lui racconta nel suo libro autobiografico, nella sua autobiografia, che a un certo punto nella sua stanza è entrato, si è trovato questa figura di angelo grandissimo, descritto più o meno come quello di Kafka, cioè luminosissimo, che anche questo percorre tutta la stanza, illuminandola e profumandola, illuminandola con la sua luce, profumandola di questo profumo straordinario che l'angelo lascia dietro di sé, e a un certo punto sparisce, se ne va, e però l'artista, il pittore, è felice perché ha avuto una sorta di placet. Cioè la sua esperienza è molto diversa da quella di Kafka. Quella di Kafka è e quello di Chagall è invece di tipo di entusiasmo e di incoraggio. Hai la nostra protezione, vai. Infatti Chagall ha avuto poi una straordinaria vita artistica e i suoi quadri, come certamente tutti hanno visto, sono pieni di angeli, più angeli che popolano i suoi cieli. E quindi sono certamente il ricordo di questa esperienza. Ecco, questi due personaggi mi hanno fatto capire che il paranormale, il misterioso, l'esoterico, il soprannaturale può irrompere nella vita. Ecco, tutti e tre i casi, sia Tartini che questi due personaggi, Kafka e Chagall, hanno avuto un'esperienza e non hanno avuto paura di raccontarla. Quindi hanno ritenuto logico dare notizia di quello che hanno ricevuto. Adesso guardo perché ci sono stanno guardando. Questa signora mi dice sempre un piacere ascoltarla. Avessi avuto un insegnante come lei, grazie. Adoro ascoltare, molto molto gentili. Buonasera, buonasera Paola, buonasera a tutti. Alcune persone mi dicono che stanno guardando, che sono interessate. Molto bene. Allora, grazie a tutti di essere in ascolto. Allora, continuando sempre questa narrazione a livello un po' autobiografico, sempre mentre mi occupavo di letteratura tedesca, appunto per la mia tesi di laurea, mi capitò un incontro con un artista, con un poeta, con uno scrittore che poi ho amato moltissimo e che continuo ad amare, cioè Goethe, Johann Wolfgang Goethe, che è il massimo poeta tedesco. È vissuto dalla metà del Settecento, 1749, fino al 1832, quindi
per lei ho vissuto 83 anni, per l'epoca tanti, nonostante avessi avuto tanti problemi, infarti, malattie, eccetera, eccetera. Però lui ha avuto una bellissima vita, non esente da lutti, da dolori, da malattie, eccetera, ricca, piena, intensa, sempre alla scoperta di nuove cose, creativa, e quindi io una vita così la definisco felice, anche se poi non sono mancati i dispiaceri, questo è di grande insegnamento. Allora, Goethe era un sensitivo, in poche parole era un sensitivo, e nella sua vita, leggendo i suoi libri autobiografici, ne ha scritti parecchi, ha scritto il primo, Poesie e Verità, dalla quale ho tratto varie di queste informazioni su di lui. Per esempio lui, dunque siamo alla fine del Settecento, non si parlava allora di telepatia o come ne parliamo oggi, di cose di questo tipo. Ma lui invece sapeva di avere dei poteri, tanto aveva una creatività straordinaria perché fin da ragazzino scriveva poesie con una facilità enorme, gli amici gliele facevano scrivere per tutte le occasioni, lui in 4 minuti scriveva delle bellissime cose. E poi lui aveva anche questa consapevolezza della possibilità di influire sugli altri in senso benefico, in senso positivo, e di farsi sentire, di entrare, soprattutto di entrare in comunicazione. Allora, Goethe è sempre stato un grande innamorato delle donne, ha avuto molti amori fin da quando era ragazzino, fino a, pensate, che l'ultimo grande amore lo ebbe a 74 anni. Lui allora era vedovo e si innamorò a 74 anni di una ragazza di 19 anni. E siccome lui era poeta straordinario, non sembrò a nessuno strano che lui ambisse a una ragazza di 19 anni, quindi le fece una proposta di matrimonio. Però lei rifiutò. Rifiutò dicendo, tra l'altro era un bellissimo uomo, quindi probabilmente anche a 74 anni era ancora un uomo piacevole. Però la fanciulla rifiutò dicendo che non si sentiva portata per il matrimonio. Infatti poi è vero, quindi era vero che non si sentiva portato per il matrimonio. Comunque, tornando a Goethe, che ha sempre avuto molti amori, dai quali è fuggito sempre perché non voleva legarsi, si sposò infatti molto tardi, quasi obtorto collo, e molti amori, sempre abbastanza libero. Comunque racconta nel suo libro autobiografico, dove racconta i suoi primi anni, si chiama Poesia e Verità, racconta di come lui faceva quando aveva voglia di vedere la sua ragazza. Allora, come è ben noto, non c'erano telefonini, insomma, la comunicazione non era facilissima come adesso, non è che ti mandavano un messaggino per dire, vieni, ci troviamo sotto al portico, tale colonna, eccetera. No, però lui, quando aveva voglia di incontrare la sua innamorata di turno, che era un ragazzo molto giovane, cominciava a pensarla e pensando a questa ragazza e usciva e dopo un po' l'ha incontrata. E lei diceva che a un certo punto si era sentita indotta a uscire per incontrare lui e a seguire quella certa strada. E quindi a un certo punto si erano necessariamente incontrati. Quindi racconta che si era capitato parecchie volte, cioè il suo desiderio di incontrare la sua innamorata faceva sì che lei percepisse questo desiderio, andasse e che si trovavano nel punto dove dovevano. Quindi un specie di telegrafo senza fili che funzionava molto bene. E poi, dunque lui poi ha avuto episodi grandi con riferimento appunto alla sua sensibilità e li ha raccontati. Molti sapranno probabilmente che Goethe divenne tale, divenne famosissimo, diventò il poeta più famoso, lo scrittore più famoso della Germania, poi non solo della Germania, scrivendo a 24 anni I dolori del giovane Werther, che è un'opera in parte autobiografica, dove racconta un po' qualche cosa di sé, però sublimato con la creazione artistica, eccetera. E lui, Werther, si basa su un triangolo amoroso, perché Goethe stesso e poi il protagonista, il Werther, si è innamorato di una ragazza che si chiamava Lotte, Charlotte, che era fidanzata. E nel romanzo c'è questa stessa storia. E naturalmente poi Goethe a un certo punto rinuncia, perché sembrava che in qualche modo fosse interessato, però rinuncia, si allontanano, non poteva legarsi in nessuna maniera, e quindi la cosa finisce lì. Però c'è la situazione sociopolitica dell'epoca che non era per niente soddisfacente per un giovane che non trovava soddisfazione, perché la situazione
della Germania divisa in staterelli non consentiva la nascita di una borghesia, insomma c'era una situazione sociale e politica che non era soddisfacente. Poi a un certo punto intervenne che lui stesso, che era avvocato, aveva studiato per diventare avvocato, non... a un certo punto succede che un conoscente, Gerusalemme si chiamava, si uccide per amore, si suicida. E questo fa scattare il meccanismo, quindi questa vicenda un po' autobiografica dell'amore di Goethe per la fidanzata di un altro, poi la rinuncia, la situazione politica, lo scontento quindi dei giovani. E poi questo suicidio fa scattare il meccanismo per cui lui, cane, scrive il Werther. E dopo lui scrive nella sua autobiografia che lo scrisse come un sonnambulo, è un libro abbastanza cospicuo, di 200 pagine, intenso. Lo scrisse come un sonnambulo, non riconservando il ricordo cosciente di averlo scritto. E se ne accorse quando lo riprese a fare delle correzioni, delle modifiche. Si sorprese ad aver scritto quelle cose, perché lo scrisse in 3 settimane di getto. E lui queste cose le ha scritte nella sua autobiografia senza nessun... Lui ha sempre pensato che ci fosse molto più di quello che si vede e si tocca, e l'ha scritto per tutta la vita, è andata anche ricerca dei misteri, della comprensione di quello che noi siamo, di quello che potremmo essere, dei lati oscuri, dei lati misteriosi, dei lati meno d'ombra, diciamo così, del nostro carattere. E lui credeva anche in qualche modo, quindi ha scritto il Werther in questo modo, il Werther è il libro che lo rese famosissimo, a 25 anni era lo scrittore più famoso della Germania, grazie alla pubblicazione di questo libro. E poi ci sono altri episodi, ne racconto, sono molto curiosi. Dopo lui si trasferì a Weimar, da 26 anni, si trasferì a Weimar, invitato dal duca di Weimar, colpito dalla sua fama, dalla sua intelligenza, dalla sua brillantezza e così via, lo invita ad essere il suo precettore. Il duca di Weimar aveva 18 anni, aveva appena preso le redini del governo. E lo invita a Weimar come suo amico, come suo precettore, poi gli dà un sacco di incarichi politici, culturali, eccetera, e diventa ministro del duca di Weimar. A Weimar lui conosce questa signora Charlotte von Stein, Frau von, la signora von Stein, sposata, più grande di lui di 7 anni, madre di vari figli, e sì, è una donna molto affascinante, non bellissima, dicono, ma affascinante, e lui se ne innamora perdutamente, e per 10 anni è legato a questa signora, matrimonio non se ne poteva neanche parlare perché di divorzio non era il caso di pensare, lei era sposata, sono convenzioni sociali, eccetera, niente, quindi rimane un amore a livello di amicizia affettuosa, pare, non si sa bene come si andava delle cose, c'è chi giurava sulla purezza di questo rapporto, chi invece giurava sul contrario, questo non si saprà mai. Comunque ci sono, per esempio, le lettere di Goethe alla signora von Stein, che sono tra le sue produzioni letterarie più interessanti. E Goethe rimase veramente colpito dall'incontro con questa signora e dall'influsso che lei ha avuto su di lui e dalla sensazione di conoscersi da sempre, l'uno per l'altro, che arrivò a pensare, pensate all'epoca, siamo 200 anni fa, anche di più, arrivò a pensare alla reincarnazione. Non si parlava tanto allora di queste cose, però lui ha stato scritto sia in poesie che sia in lettere ad amici, proprio dicendo: non riesco a spiegarmi la comprensione che noi abbiamo di noi e l'influsso che questa donna ha su di me, se non pensando alla dottrina. Lui usa il termine metempsicosi, incarnazione, il ritorno. Lui dice: sicuramente in altre vite noi eravamo marito e moglie, oppure per conoscerci così bene. E dice: tu hai penetrato ogni mia fibra, mi hai conosciuto, nessuno più di te mi ha conosciuto, con uno sguardo mi hai colpito e colto completamente. Quindi lui arrivò a pensare, per questo rapporto così stretto con questa signora, alla possibilità di in altre vite. Veramente. Lui ci credeva nella reincarnazione, io penso che ci credesse, perché per esempio c'è un'altra poesia dove dice, se ve la dico così, non, memoria non me la ricordo, parla dell'acqua, il canto dell'acqua, dice: l'anima dell'uomo è come l'acqua che piove dal cielo e al cielo ritorna. Quindi
c'è questa adombrare la possibilità di ritornare eternamente avanti e indietro dal cielo alla terra per compiere esperienze, e quindi lui a questo credeva. Lui poi ebbe tanti fenomeni paranormali nella sua vita che ha raccontato, per esempio, tutti le cose, tutti lo sapevano, non si meravigliavano quando lui le prevedeva. Per esempio, una previsione straordinaria che lui ebbe, era ancora molto giovane, meno di 30 anni, dato a Weimar, fu la previsione del famoso terremoto di Messina. Fu un terremoto alla fine del 700, non quello dell'inizio del 900. Alla fine del 700 ce n'era stato uno devastante che aveva distrutto la città, e Goethe lo predisse. Nel senso che poi questo è stato raccontato dal suo cameriere, che lui scrutava il cielo e da certi segni, il cielo non ha mai lasciato detto quali fossero questi segni, il cielo notturno scrutava, da quali segni lui aveva capito, e l'ha raccontato a lui, dice: in questo momento sta terremoto fortissimo, e diede anche delle coordinate. Dopo alcuni giorni arrivò la notizia del terremoto di Messina. Allora non è che arrivavano subito le notizie, arrivavano dopo un po' di tempo, dopo alcuni giorni, però l'ora esatta e lui l'aveva previsto. Quindi la sua vita è stata piena. Per cui anche nel caso di Goethe, di cui mi sono occupata parecchio, quando mi occupavo appunto, quando studiavo letteratura tedesca, poi di Goethe mi ho continuato a occupare la vita, notai subito che aveva questo penchant, questo interesse per i fenomeni paranormali e nessun timore di raccontarli. Infatti, nelle sue opere si trova. Adesso vedo di leggere ancora qualche domanda. Allora, lei dice: lei è una persona alla quale bisognerebbe prendere. Grazie, troppo gentile. Starei ad ascoltarla per ore, grazie, spero di non deludere. Vi racconto queste fiabe, che per me sono in qualche modo fiabe, ma vere, fiabe vere, fiabe veramente di persone che sono vissute e che hanno vissuto questi fenomeni. Ho preso qualche nota, vi voglio parlare di Goethe, e poi vi voglio parlare di un altro personaggio del quale ho avuto notizia sempre negli anni d'università, quando studiavo anche filosofia. Studiando filosofia mi sono occupata naturalmente di Kant, sapete, severissimo Immanuel Kant, estremamente razionalista, la ragion pura, quindi un personaggio seriosissimo, puntualissimo, eccetera. E nella sua produzione di letteraria, di scrittura, c'è un piccolo libro che sembra esulare un po' dagli altri, che si chiama Sogni di un visionario. Allora, in tedesco questa parola visionario non ha il termine un po' deteriore che ha da noi. Visionario vuol dire di uno che ha delle visioni e basta. Da noi visionario vuol dire anche uno che ha delle visioni false, sballate a volte, non visionario, insomma, è leggermente ironico e negativo. In tedesco non ha questa accezione. Visionario è uno che ha delle visioni, che vede delle cose. In questo libro Kant si occupa di Emanuel Swedenborg. Swedenborg, poi in seguito mi sono occupato, ho tradotto uno dei suoi libri e così via. Swedenborg era un veggente, uno scienziato prima di tutto, uno scienziato famosissimo all'epoca sua. Lui visse tra 600 e 700, svedese, e uno scienziato molto molto famoso che aveva studiato con Newton, Halley, ha scritto libri di scienza, era consigliere del re di Svezia, consulente per le miniere, un personaggio scientificamente molto molto qualificato e stimato e apprezzato. Però a un certo punto della sua vita, verso i 55-56 anni, fece una svolta, nel senso che rimase sempre lo scienziato di prima, però cominciò ad avere anche delle visioni, ma verifiche, delle visioni vere, e cominciò a vedere il mondo dell'oltre, avere contatti, lui disse, con angeli che gli raccontavano delle cose. C'è un libro suo, che è quello che io ho tradotto poi in italiano, che si chiama Cielo Inferno, che se qualcuno è interessato potrebbe leggerlo e troverebbe delle cose molto 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 curiose. Ma Kant non si occupa tanto di questo, erano praticamente contemporanei, solo che Kant vive in Germania e l'altro viveva in Svezia, e quindi non si conobbero personalmente, però la fama di Swedenborg era molto diffusa,
E quindi Kant mandò i conoscenti perché si informassero direttamente su di lui, su questi fenomeni che Swedenborg aveva. Che Swedenborg vedeva angeli, vedeva nell'aldilà, vedeva le figure dei trapassati, però aveva delle percezioni molto precise anche con riferimento all'aldilà, percezioni che potevano essere controllate. E Kant, che era un razionalista al 100%, voleva controllare se queste erano vere, quindi mandò dei suoi messi per controllare queste cose. E quello che lui ha poi raccontato in questo libro, Sogni di un visionario, dove esprime il massimo rispetto per questo personaggio. Allora, io racconto due o tre episodi di Swedenborg, di questo veggente che era addirittura proprio attendibile al 100%. Ecco, per esempio, mentre si trovava, lui frequentava l'alta società svedese di Stoccolma, la corte, era nobile lui stesso, quindi un personaggio che aveva delle buone frequentazioni, diciamo così. Mentre si trovava in mezzo a una società, a un certo punto dicono tutti che diventò pallido e sembrava immerso nella visione di qualcosa di terribile. E a un certo punto gli chiesero che cosa era successo, lui disse: in questo momento lo zar Paolo III di Russia viene strangolato in carcere. Tutti sapevano che lui aveva delle visioni veridiche, però lì per lì ovviamente non c'era modo di controllare. Dopo qualche giorno arrivò la solita staffetta, il giorno. Quel momento lo zar Paolo III veniva assassinato in carcere. Era un sovrano abbastanza folle da certi punti di vista, quindi ci fu chi pensò. Però Swedenborg aveva visto questa vicenda, che non era assolutamente prevedibile, perché in carcere lo zar di Russia venisse strangolato. Un'altra percezione che lui ebbe, qui riguarda meno drammatiche ma ugualmente molto grave, lui si trovava a Uppsala, che è a 400 km scusate, a Malmo, che è 400 km da Stoccolma, dove lui abitava. Si trovava là con una società di persone, era ospite di una famiglia, e anche lì a un certo punto appare abbastanza sconvolto e gli dicono, chiedono, che lui dice: in questo momento è scoppiato a Stoccolma un incendio terribile. Stoccolma era tutta fatta di case di legno, quindi l'incendio, quando era, diciamo, il terrore dell'epoca, questi incendi, perché le case loro erano spesso di legno, per cui venivano distrutte molto facilmente. E lui segue per 3-4 ore il decorso di questo incendio, come esso si divulga, come va avanti, eccetera. E a un certo punto, terrorizzato, spaventato, agitato, stanno arrivando i soccorsi, sta prendendo questa direzione, sta andando per questa strada. A un certo punto dice addirittura: sta andando verso casa mia. E poi dice: solo il consolevole si è fermato 3 case prima è stato fermato 3 case prima della mia. Quindi a questo punto si tranquillizza, l'incendio è domato, e anche qui era 400 km. 2 giorni dopo arriva che annuncia adesso a questo incontro. Erano presenti i quali dopo si informano, hanno modo di avere le notizie, ed è così esattamente questo era avvenuto, cioè che l'incendio aveva seguito quel corso, era scoppiato a un certo punto, seguito quella traiettoria, ed era stato bloccato 3 case prima della casa di Sven. Quindi lui era un veggente attendibilissimo, come pure lui diceva, asseriva, e tutti ci credevano, che lui vedeva le entità dei trapassati. E c'è un episodio sempre raccontato da Kant, quindi controllato con i testimoni e così via. Un episodio, vi racconto anche questo perché è diverso dagli altri, è molto curioso. Allora, siccome lui dei trapassati veniva consultato e richiesto di contattare il tale defunto, cioè, e c'è una signora che era la moglie di un ambasciatore, un grosso personaggio, ambasciatore di Stoccolma, e qua, che era rimasta vedova da poco. E era nato da lei un gioielliere e aveva chiesto il pagamento di un servizio di piatti d'argento, servizio da tavola d'argento, che il marito aveva ordinato e che a lei risultava fosse stato pagato. Il gioielliere diceva che non era stato pagato. Lei non riusciva a trovare la ricevuta, cercato da tutte le parti questa ricevuta, per cui, vedendosi alle strette, dice: cosa faccio?
chiama Swedenborg, lo convoca e gli dice: mi faccio il piacere di cercare mio marito di là e di chiedergli dove ha messo la ricevuta, perché non riesco a trovarlo, ho vuotato tutti i cassetti così. Cioè, dice, ok, va bene, come era ritenuto una cosa abbastanza normale che lui facesse questo. E infatti dopo qualche accetta l'incarico, dopo 2 o 3 giorni si presenta a casa della signora, che era lì con degli amici, e dice che aveva contattato il marito, il quale le aveva detto che di aver messo la ricevuta in un certo mobile, che era al piano di sopra. E la signora dice, ma l'abbiamo votato da capo a piede? No. Segreto. Sapete che i mobili antichi un tempo avevano dei cassettini segreti? C'è un segreto ed è stato messo lì. La signora ignorava che ci fosse questo segreto, perché quel mobile era quello dove il marito teneva le carte sue. Allora, tutti insieme al piano di sopra, e Swedenborg mostra dove c'è il segreto, che in genere si aprivano scattando, premendo qualche bottone, qualche cosa di strano. Infatti si apre questo cassettino segreto e si trova la ricevuta. E quindi la signora riesce a dimostrare che il marito aveva pagato questo servizio d'argento. Quindi altra prova dell'attendibilità. Quindi che Swedenborg attendibilissimo, lo scienziato è un veggente attendibilissimo, è attestato da Kant, che non si è fatto pregare, anzi ha desiderato lui informarsi di queste cose nelle quali in fondo lui credeva, la possibilità delle quali credeva, e di raccontarle in questo suo libro, Sogni, piccolo libro, Sogni di un visionario, dove fa anche i suoi commenti dicendo che queste cose sono assolutamente da credere, perché tanto era venuto da pochissimo tempo, poi i testimoni erano stati ineccepibili e poi lui credeva a questa possibilità, purché naturalmente ci fossero le prove giuste e la possibilità di controllarle. Swedenborg poi ha scritto anche moltissime cose con riferimento all'oltre, alla vita dopo la morte, e queste naturalmente non si possono controllare, però c'è chi dice se era tanto attendibile per le cose controllabili, perché non pensare che lo sia anche per le cose non controllabili direttamente, cioè per quello che riguarda dopo. Quindi, se volete leggere qualcosa, c'è questo libro di Emanuel Swedenborg, Cielo e Inferno. Io l'ho tradotto, ma insomma non è col mio nome, è col nome di Emanuel. Tra l'altro, quello che dice Swedenborg con riferimento al di là coincide parecchio con le esperienze in punto di morte, le famose NDE, Near Death Experience di oggi. E quindi c'è un modo di fare dei confronti e dire: ma chissà, magari ha visto bene anche in quell'ottica. Quindi Kant è stato nell'avere raccontato tutte queste cose ed averle rese accessibili. Guarda che punto siamo del nostro tempo, abbiamo ancora 10 minuti, un quarto d'ora. Vi racconto ancora allora di un altro personaggio che pure amo molto, che è Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung è un personaggio del nostro tempo, abbiamo fatto un po' di salti nel tempo. Gustav Jung è stato un grande psichiatra svizzero, personaggio molto amato, molto seguito, morto nel 61, quindi sì, sono passati un po' di anni, però è un uomo del nostro tempo. L'ho scritto qui perché c'è un riferimento con Goethe che è stato raccontato e convalidato anche da lui, perché dunque Jung si sentì sempre molto vicino a Goethe, e c'era una tradizione nella famiglia di Jung che diceva che lui era stato uno dei suoi antenati, suo bisnonno. Cioè, avevo detto prima che Goethe è stato un po' una supa femmina, no? E quando era molto giovane andò spesso in Svizzera, nella Svizzera tedesca. Quindi le date, è stato controllato, potrebbero esserci. E nella famiglia di Jung, lo stesso racconta, c'era questa signora, antenata della famiglia, nonna, bisnonna, adesso non ricordo, che potrebbe essere stata lei. E Jung era contentissimo di questa, era molto orgoglioso di questa possibilità di avere fra i suoi antenati, abbastanza vicino, insomma, non lontanissimo nel tempo, anche Goethe. Ma anch'io sarei stata molto contenta di avere un nonno, bisnonno di quell'intelligenza, perché non sarebbe arrivata certamente anche a me. Jung se la prese, se era veramente Goethe tra i suoi
predecessori, certamente. Allora, Jung è stato uno psichiatra, medico, psichiatra, e fin da ragazzino, questo nel suo libro autobiografico, un libro bellissimo che consiglio, si chiama Ricordi, Sogni e Riflessioni, sono raccontati tanti episodi legati al paranormale, che lui ha sempre frequentato e apprezzato. Basti pensare alla sua tesi di specialità, lui la scrisse in psichiatria, la scrisse sulle sedute medianiche di una sua cugina, che fungeva da medium, e faceva queste sedute medianiche, lei andava in trance e personificava, attraverso di lei si manifestavano delle entità, delle figure che parlavano, eccetera. E Jung su queste sedute medianiche, che duravano parecchio tempo e che lui frequentò assolutamente, scrisse la sua tesi di laurea in psichiatria. Questo sta a indicare l'interesse per questi fatti. Lui, Jung, fu sempre in rapporto con i parapsicologi dell'epoca, sono degli epistolari molto belli con il professor Rhein, con il professor Bender a Friburgo e così via, e dimostrò sempre un interesse notevole. Il suo interesse per la parapsicologia fu uno dei motivi della rottura con Freud. Sapete che Jung fu per parecchi anni fu uno dei primi ad apprezzare Freud, il suo libro dei sogni. Freud era diversi anni più di Jung ed era diventato famoso con questo libro, L'interpretazione dei sogni, che però ricevette anche critiche, era un libro innovativo per l'epoca, non poteva essere capito. Jung fu uno dei primi a capirlo e andò a trovarlo a Vienna, ebbero un buonissimo rapporto, però a un certo punto si arrivò a una separazione. Teoria sessuale che Freud voleva che diventasse una sorta di dogma e che invece Jung riteneva sì il problema sessuale importante, ma non l'unico. Lui riteneva che molto importanti fossero anche di più, fossero tanti altri aspetti della personalità, per esempio l'ansia di realizzazione, il problema di realizzarsi, ecco, di realizzare la propria personalità e così via. Non sono nella sede questa di parlare di questo, però uno dei motivi per cui si presero strade diverse fu che Freud all'epoca non condivideva l'interesse di Jung per la parapsicologia e definiva sciocchezze tutte queste cose, e Jung su questo non fu d'accordo. Anzi, ci fu, mentre discutevano su questo nello studio di Freud a Vienna, ci fu un episodio quasi boccaccesco, nel senso che Jung si era molto arrabbiato, di questo sentiva come un'energia che usciva da lui. A un certo punto, la grande libreria di legno di Freud, si sentì uno scoppio pazzesco che fece temere che la libreria gli saltasse addosso, e Freud rimane colpito e Jung gli disse: "Guarda, professore, questa è un'esteriorizzazione di energia." E Freud disse: "Sciocchezze, non è possibile." E Freud, che sentiva il suo diaframma proprio arrabbiato, sentiva che l'energia stava uscendo un'altra volta, gli disse: "Non solo è così, ma fra un momento ce ne sarà un altro." E così fu. E poi Jung scrisse nei suoi ricordi: da quel momento nacque la sua diffidenza nei miei confronti. Cioè, non capì che. Poi, invece, Freud negli anni si ricredette e cominciò a credere, arrivò a credere, come minimo alla telepatia, cioè per esempio al rapporto telepatico tra psichiatra e paziente. E quando Freud morì a Londra perché era ebreo, per le leggi razziali prima della guerra negli anni 30, dovesse, fine anni 30, dovesse trasferirsi a Londra per poter sopravvivere, perché non gli fosse portato via tutto, si iscrisse alla Società per la Ricerca Psichica di Londra, la Society for Psychical Research, che è la più famosa e la più. È la prima e la più famosa delle società di indagine parapsicologiche che siano state create, quindi arrivò anche lui a credere che qualche cosa c'era. Ma Jung per tutta la vita fece esperienza di questi fenomeni, era un sensitivo anche lui, come forse, come anche il suo forse antenato Goethe, era un forte sensitivo e produsse tantissimi fenomeni che racconta nel suo libro autobiografico. Per esempio, questo sogno, questa esperienza è raccontata da Anina Jaffé in un libro che questo io traduci anni fa, e
che lui vede le apparizioni di fantasmi. Allora, queste apparizioni di fantasmi avvennero in Inghilterra, fra i tanti fenomeni, magari la prossima puntata ne potrò raccontare di più, intanto vi racconto questo. E lui andava a Londra come visiting professor per fare lezioni all'università, professore in visita, invitato. E quindi è stato, parlava bene inglese, è stato settimane per fare questi corsi di psichiatria per portare avanti la sua particolare visione del mondo. Ed era ospite di un professore, che era ospite, diciamo, tutti i fine settimana di un collega che lo invitava nel suo castelletto, nella sua casa di campagna, fatto un po' come un castello. Si vede, l'Inghilterra è piena di castelli che a loro volta sono pieni di fantasmi. E quando nel fine settimana Jung si trovava ospite in questo castello, visitato da delle apparizioni, sentiva odori malevoli, vedeva delle luci, delle cose, e dice che questa esperienza culminò una notte in un volto luminoso che lui si trovò vicino sul guanciale. Dopodiché si alzò, accese la candela, perché all'epoca questa era la situazione, e passò il resto della notte con la candela accesa su una poltrona. E si chiede come mai questi fatti gli capitavano solo in questa casa, in una vecchia casa, e non capitavano mai a Londra, dove dormiva in una casa moderna o in un albergo, e dove dormiva benissimo, non era disturbato. Allora c'è l'interpretazione, no, per le apparizioni dei fantasmi, e lui la conosceva bene, cioè si pensa a un'esteriorizzazione, un'interpretazione logica, a un'esteriorizzazione da parte del percipiente, di chi vede, che sarebbe lui a produrre queste manifestazioni. Però Jung non si spiegò mai come mai queste esteriorizzazioni, lui non ci credeva tanto a questa spiegazione, gli capitassero mai a Londra, dove dormiva benissimo, e sempre in questa casa. Quindi in questo caso si trattava di apparizioni di fantasmi legati al luogo, allora, che appaiono solo lì, in un altro, quindi non legati alla persona, non è la persona che se li porta dietro di qua e di là, ma soltanto lì. Questi non hanno una spiegazione sufficiente tuttora, sono molto difficili da spiegare. Jung è stato uno dei primi a fare notare questa vicenda. Jung poi ebbe molte, quest'ultima cosa perché il nostro tempo sta per scadere, ebbe anche delle visioni spirituali molto interessanti dal punto di vista appunto dell'oltre. Ebbe un straordinario fenomeno di NDE, una volta che aveva verso i 70 anni, un infarto, ed ebbe come dei voli, magari ve lo racconto meglio la prossima volta magari possiamo proprio partire da questo, una delle più belle esperienze di NDE che si conoscano. Lui l'ha raccontata in questo libro che, ripeto, lo consiglio, si chiama Ricordi, Sogni e Riflessioni. E c'è un capitolo che si chiama appunto Visioni, dove racconta appunto questa sua esperienza, che è una delle più complete, interessanti, nello stesso tempo coincidenti che si conoscono. Poi lui era, tra l'altro, lui ha un'altra cosina, l'esperienza di Jung nell'oltre, ve la racconto dopo. Mentre lui, abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata parlando di angeli, e anche Jung, mi viene in mente adesso, ha avuto un incontri di questo tipo. Lui aveva questo periodo di crisi, successo questo periodo di crisi conseguente alla rottura con Freud, quindi ebbe un periodo in cui lavorava col suo inconscio, che cercava, era molto giovane ancora, cercava la sua strada e così via. E lui dice che in questo periodo di riflessione, di discesa in se stesso, di introspezione, aveva vicino una sorta di angelo che però non era un angioletto piccolo, bambino, un ragazzino, un puttino, era un signore anziano. Lui lo chiamava Filemone ed era un signore anziano con la barba che con le grandi ali camminava con lui e costituiva una sorta di alter ego. Lui racconta questo sempre nel suo libro e anche in altri testi, dice che era un vero e proprio interlocutore col quale lui conversava e con quale sì, fosse un alter ego suo, oppure forse lui pensava veramente a una figura che era venuta a consigliarlo in questo momento. Fatto sta che lui di questo ha parlato apertamente. E Jung non è certamente una persona della cui serietà
sensibilità si possa dubitare. Certamente lui ha sdoganato tante false credenze nei confronti di questi fenomeni, li ha nobilitati, li ha forniti di spiegazioni anche psicologiche, dicendo però che la psicologia a un certo punto si deve fermare perché c'è dell'altro. E quindi questo è importante. Vi volevo concludere con due espressioni di Jung che ho segnato appunto per dire perché mi piacciono molto. Una è questa: la nostra concezione del mondo corrisponde alla realtà soltanto se in essa trova posto anche l'improbabile. E l'improbabile è ciò di cui abbiamo parlato fino adesso. Cioè improbabile in questo senso, di cui non si è certi, di cui non si conosce l'origine. Quindi la nostra concezione del mondo corrisponde alla realtà solo se in essa trova posto anche l'improbabile. Quindi non soltanto ciò che si vede, si tocca, che è solido, sicuro, approvato, ma anche ciò che è a metà strada, che deve ancora essere indagato fino in fondo e che tuttavia riempie le nostre vite. E poi anche quest'altra bellissima frase, che è una delle ultime sue: la cosiddetta vita è un breve episodio fra due grandi misteri, che però sono in realtà una cosa sola, cioè il mondo dal quale veniamo e nel quale noi andremo è la stessa cosa, sono la stessa cosa. Qua si ritorna un po' al concetto di reincarnazione di cui aveva parlato anche Goethe, cioè torniamo, veniamo da un mondo e ritorniamo in questo mondo, forse con più vite, forse, non lo sappiamo. Però è bello, è molto bello occuparsi di questi misteri. Jung diceva, sempre per concludere con lui, di avere constatato che le nevrosi, le ansie, le depressioni della stragrande maggioranza dei suoi pazienti che avevano superato la metà della vita, certo non dei ragazzi, delle persone mature o anziane, dipendevano proprio da non essersi occupati di queste cose, di non essersi posti seriamente il problema dei perché, il problema dell'oltre, il problema del dopo. Che lui diceva che confrontarsi con questi temi è salutare anche se poi non si arriva a una conclusione, non si riesce a raggiungere. È importante comunque farlo, confrontarsi con questi grandi miti dell'anima. E quindi facciamolo anche noi, ci farà sentire più sereni, anche se qualche punto interrogativo resterà. Grazie a tutti di essere stati in ascolto. Guardo se c'è qualche altra cosa gentile. Sì, varie persone stanno guardando, qualcuno mi ringrazia. Vedremo tra 15 giorni, ecco, la prossima puntata sarà tra 15 giorni, sempre di martedì. Grazie a tutti, arrivederci e alla prossima. Ciao ciao.